Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi propongo una ricetta molto autunnale, ossia la crostata di castagne. Ma la particolarità è che andremo a fare un decoro che richiama tipicamente l'autunno, ossia andremo a fare sopra la crostata un grappolo d'uva. In particolare la crostata è questa, ve la faccio vedere. Andremo a realizzare questo grappolo d'uva con le due foglie in fondo. Spero che l'idea possa piacervi e vi lascio al tutorial. Per fare la crostata di castagne ci servirà un impasto base di pasta frolla e semplicemente della marmellata di castagne. Se non sapete come si fa la pasta frolla, potete andare a vedere il mio video che vi lascio linkato in descrizione oppure andate a vedere nella I che c'è alla vostra destra del video. Vedrete che in alto c'è una I rotonda, andate a cliccare lì sopra e arriverete direttamente al tutorial per vedere la realizzazione della pasta frolla. Lì io vi spiego come si fa, però detto questo, quando avrete la vostra base di pasta frolla andrete semplicemente a stenderla con un mattarello. Ok, adesso abbiamo steso l'impasto nel nostro tegame. Come vedete, è molto più grande il tegame rispetto alla dimensione della crostata, ma semplicemente perché ho fatto delle altre cose oggi in cucina, avevo finito i tegami della giusta dimensione, quindi ho dovuto usare un tegame molto più grosso rispetto a quello che mi serviva, però insomma non ha importanza perché comunque il procedimento poi è lo stesso. E adesso che abbiamo steso la marmellata di castagne, andiamo a fare quella decorazione di cui vi parlavo. Per fare questa decorazione vi servirà della pasta frolla in più, quindi calcolate che dovete averne un pochino di più. E andremo a realizzare delle palline di pasta frolla, come questa, quindi molto molto semplici, così, perché andremo a fare un grappolo d'uva. Quindi partite dal bordo, ma lasciate un pochino di spazio. Quindi in questo modo, quindi non proprio attaccato al bordo, vedete, ho lasciato un pochino di spazio. Adesso andate a mettere tutte le palline in alto, così come sto facendo io. Poi per il numero dipende ovviamente dalla dimensione della crostata che voi state realizzando, però insomma io questa è una crostata piccola, quindi direi che 6 palline sono più che sufficienti. Quindi ne vado a mettere ancora una di là. Ecco, adesso io vi dicevo di lasciare un pochino di spazio in alto perché ovviamente dobbiamo mettere quello che tiene il grappolo d'uva, quindi al centro, così, voi andate a mettere una cosa di questo tipo che sarà poi quello che terrà il grappolo d'uva. Andate a fare questo lavoro continuando a mettere le palline in modo asimmetrico, nel senso che voi avete questa riga sopra, andrete al centro delle prime due palline, così a mettere l'altro grappolo, l'altro acino d'uva, non grappolo. Poi andate avanti nello stesso modo, lasciando sempre il pallino esterno vuoto. Quindi è molto semplice, molto più semplice farlo che spiegarlo. Vedrete che poi quando proverete a farlo vi verrà fuori di una facilità disarmante. Andate a mettere l'altro pallino, vedete che quei due esterni sono rimasti vuoti. Lo avvicino così lo vedete. Fate così e andate avanti fino ad arrivare ad un solo pallino, ad un solo acino. Quindi continuate così. Così. Adesso per dare profondità dovete andare a fare degli altri acini d'uva, quindi delle altre palline di pasta frolla, e andarle a mettere sopra agli spazi. Vedete che ci sono degli spazi vuoti, ovviamente, no? Voi andate a metterci sopra delle altre palline, in modo da andare a coprire tutti gli spazi vuoti. Cerco di farvelo vedere il meglio possibile. Voi andate a mettere le palline di pasta frolla sopra gli spazi vuoti, in questo modo.
e vi ritroverete questo grappolo d'uva realizzato sulla crostata. Adesso non è finita qua, dobbiamo andare a mettere delle foglie, perché ovviamente un grappolo d'uva così da solo non dice nulla. Quindi per andare a fare le foglie prendete semplicemente un pezzettino di pasta frolla e con le mani, in modo abbastanza grossolano, date una forma che sia più alta in cima, così, e con una punta che scende verso il basso, quindi fate proprio una foglia di questo genere e la andate a mettere qua sopra, così. Ve la avvicino. Andate a mettere qua sopra in questo modo. Poi ne fate una uguale da andare a mettere vicino. Non deve essere precisa, non importa, perché è una cosa comunque casalinga e non devo presentarla a un concorso, ci mancherebbe. Quindi è una cosa che faccio così, tanto per fare una crostata diversa. E ve la propongo se volete fare la stessa cosa. Ovviamente, se poi state partecipando a un concorso di cake design, allora magari non va bene, però in questo modo direi che comunque può essere una cosa originale. Vedete che siamo andati a mettere delle foglie in cima. Adesso vado a mettere delle foglie anche nella parte, diciamo, opposta al grappolo d'uva, tanto per abbellire un pochino. Ecco qua. Ecco, questo è il risultato finale. Avrete il vostro grappolo d'uva, le foglie in basso, ai lati. Insomma, questa è una decorazione d'autunno un pochino originale per una crostata di castagne. Adesso la andiamo a cuocere in forno a 180 gradi, forno statico, per 25-30 minuti. Questo è il risultato della crostata con la decorazione d'autunno. Come vedete, ci sono le foglie, il grappolo d'uva, insomma, è un po' originale. Fatemi sapere magari se provate a realizzarla. Vi auguro buon appetito e vi do appuntamento al prossimo video.